Capitale Calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Un caloroso benvenuto da Piero Gipardo in compagnia come sempre di Lele Adani. Gara attesissima per tifosi e addetti ai lavori. Vedremo se le due squadre sapranno offrirci uno spettacolo all'altezza della loro tradizione, vorranno regalare una gioia ai molti tifosi. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. 17, Mattias Oliveira. Con il numero 68. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. Meret tra i pali. Lobotka insieme a Zielinski in posizione di mezzala. E in avanti Victor Osimhen, chiamato a fare reparto da solo. Matteo Politano. E con il numero 9, Victor Osimhen. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione titolare del Modena. Hanno scelto di partire con un più prudente 5-3-2, ma sappiamo che i numeri valgono fino a un certo punto, soprattutto molto dipenderà dall'atteggiamento dei due esterni bassi di difesa. Assolutamente, Pier. Sugli esterni in particolare hanno giocatori in grado di fare bene sia la fase difensiva che quella offensiva. E comunque non rinunciano le due punte, eh? È segno che vogliono provare a imporsi anche a livello di gioco. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Zielinski. Ha spazio per andare. Zielinski. Suggerimento per Politano. Lobotka. Apre sullo botta. Ritarda l'azione con questo intervento. Può inquadrare la porta. Grande risposta. Kvaratskhelia ovviamente fra i più attesi, con i suoi numeri da fuori classe, in grado di cambiare la partita da un momento all'altro. La sua abilità palla al piede lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Politano prova ad andare lungo. Politano riceve qua Kvaratskhelia, azione che viene interrotta, buon recupero. Pallone buttato via. Oliveira. Lobotka. Di Lorenzo. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Grande parata questa. Corner battuto in mezzo. Osimhen. Portiere che si salva in tuffo. Intervento più difficile di quello che sembra. Hanno una chance su questo corner. Possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Palla in area di rigore, la mette fuori su questo corner. Avanza con il pallone. Palletto a cercare Politano.
palla che attraversa tutta l'area senza che nessuno possa intervenire. Si riprenderà con la rimessa laterale. Giovanni Di Lorenzo. Ottimo intervento in copertura. Hanno metri a disposizione. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Ci sarà solo un minuto di recupero. Occhio a questo pallone filtrante. Riceve qua Raschelia. Tentativo di cross respinto. Finisce qui il primo tempo. Squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Secondo tempo che è cominciato. Risultato di parità con cui si sono chiusi i primi 45. Gran equilibrio fin qui in campo. Fischia l'arbitro. Sarà calcio piazzato. Possesso palla interrotto. Si porta in mezzo. Kvaratskhelia. Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata. Ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva il risultato. Riceve qua Raschelia. Pallone giocato dietro. Ha sperato un gran gol qui. Palla prima sulla traversa e poi sul fondo. Non ha nulla da rimproverarsi. Ha calciato forte e preciso. Il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Occhio all'avanzata. Va in porta. Facile qui l'intervento del portiere. La signorina Veronica Orazzi è attesa alla biglietteria dello stadio con urgenza. Osimhen ha un'autostrada davanti a sé. Ha calciato forte, spedendo fuori da una buona posizione. Poteva girare il portiere, batterlo con un tocco morbido. Secondo me ha chiuso gli occhi, ha provato la botta sperando che entrasse. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. 1-0, eccolo finalmente il gol dopo un dominio nettissimo. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini. Perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Riprende il gioco dopo la prima rete della partita in questo secondo tempo. Grande tempestività di questo intervento. Occhio alle sovrapposizioni.
Zielinski. Riceve qua Raschelia. Sta avanzando. Il portiere controlla la conclusione senza difficoltà. Guadagna metri. Apprezzabile questo pallone. Osimhen. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Decisivo qui il portiere che tiene ancora in vita la sua squadra. E se avessero preso gol qui, probabilmente la partita si sarebbe chiusa. Mattias Olivera. Dentro con il numero 6, Mario Rui. Palla che finisce là. Tutto da rifare. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa. Stanno dando fondo alle ultime energie. Portiere che ha risposto da campione su questo colpo di testa. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Game over, si chiude dunque con la sconfitta della formazione ospite.